la tua sangue viene, alleluia. Questa è bellissima donna che dice l'Eterno avanza. E io sempre dico, noi avanziamo con lui, alleluia. Tra le prove, gli attacchi, tutte le cose che vengono nella nostra vita, noi andiamo avanti. Noi continuiamo a stare in piedi davanti alla presenza di Dio. Alleluia. E questa lo dice così. Il titolo di questa parola è
al nome del Signore. Gloria a Dio. Dite assieme a me. Al nome del Signore. Allora leggiamo un punto nel profeta Giona, capitolo 4, verso 6. Poi ovviamente io li cito altri che sono inerenti. Giona, profeta Giona 4, capitolo 4, verso 6. E leggiamo questo punto che riguarda l'ombra del Signore. E Dio, l'Eterno, per guarirlo dalla irritazione, il suo profeta Giona, fece crescere un ricino, una pianta, che montò di sopra, e Giona, per fargli ombra al capo, e Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino. Fin qui la parola di Dio, si dedica. Ovviamente Pietro stanno lavorando, ma con silenzio. Intanto vi ricordo, non andate via oggi, dopo fermarvi. Passiamo e vogliamo dire subito quello che ci dice il Signore a riguardo a quello che stiamo predicando. A chi non è capitato che quando c'è quel sole torrido, caldo, trovare un'ombra, un fresco sotto una pianta oppure in un angolo dove fa ombra, ovviamente per avere più refrigerio, perché ovviamente all'occhio del sole quando è troppo caldo lo sconsigliano pure i medici di non starci, perché si possono prendere delle insolazioni. E ci sono anche alcuni riferimenti della parola di Dio. Eliseo ha dovuto pregare per un bambino morto di insolazione ai tempi di Eliseo. E dunque non ci esponiamo, ma adesso non è che voglio parlare dell'ombra del sole, non voglio parlare dell'ombra di un albero. Vediamo, Giona era irritato. L'irritazione è una cosa brutta, è come una malattia. Avere l'irritazione addosso vi porta male, male, mali vari. Quando uno è irritato è triste, è nervoso, è scoraggiato, potremmo fare un elenco. E ovviamente cosa succede? Che Giona era irritato perché dopo che Dio aveva perdonato i niniviti dal messaggio che lui aveva dato, si mise sotto una pianta, sotto un ricino, anzi dice che Dio lo ha fatto crescere apposta per guarirlo. Se siete stati attenti alla scrittura, dice che Dio l'Eterno per guarirlo dalla irritazione fece crescere questa pianta ricino che montò di sopra e Giona, a Giona per farsi ombra, e il suo capo ovviamente dice che trovò refrigerio, una grandissima gioia. Ma se voi vi leggete la continuazione, ovviamente lui al momento che sentiva il fresco di questa pianta sentiva la gioia e fu guarito da quell'irritazione. Ovviamente c'è tutto da interpretare nel senso spirituale qui, ma subito dopo il Signore l'ha fatto seccare questa pianta e lui ancora si irritò, si arrabbiò, e Giona era così come noi, e il Signore gli ha detto: Giona, tu ti dispiace, ti irriti di una pianta che non hai né fatta crescere. Santo. E io non dovevo avere pietà dei niniviti. 120.000 persone mi stanno a cuore.
cosa giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua, anche di uno. Gesù è andato per al pozzo di Giacobbe per la donna samaritana, Filippo è andato per l'eunuco, Gesù si è mosso e i discepoli per uno. Alleluia. Per uno può guadagnare miliardi a Cristo. Alleluia. Giovanni Wesley era un evangelista e quando era bambino la sua casa è andata a fuoco e lui era dentro, tutti erano scappati e qualcuno coraggiosamente entrò in quella casa, ha detto lì c'è un bambino che sta bruciando assieme, io andrò, non importa se devo pagare io, ma voglio strappare dal fuoco questo bambino. E lui è entrato in mezzo alle fiamme e è andato a cercare il bambino lì dove le fiamme stavano per bruciarlo e lo ha strappato dal fuoco. E quando è cresciuto gli hanno detto: Giovanni, Dio ti ha risparmiato la vita, la tua vita stava bruciando in quella casa. E quando lui è cresciuto e ha accettato il Signore, è diventato un grande evangelista. E lui diceva: come Dio ha strappato la mia vita dal fuoco di quella casa che stava andando in fiamme, Dio strapperà la nostra vita dall'inferno. Dio mi strapperà dall'inferno, dal fuoco. Dio mi ha risparmiato. Ecco perché io ho dato la mia vita a Gesù e adesso voglio predicare l'Evangelo di Cristo Gesù. E milioni di persone li ha strappati dall'inferno, dal benedetto, per la predicazione di questo predicatore unto dallo Spirito Santo. Allora ritorniamo all'opera. Giona era ammalato di irritazione, di rabbia, ma il Signore lo ha guarito quando gli ha parlato in questa maniera. Vediamo ancora altri punti che riguardano questo. Il Salmo 23 verso 4, Salmo 23 verso 4, Davide dice: quando che camminasse nella valle dell'ombra della morte, io non temerei mal alcuno, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Anche se passo per l'ombra, perché come quest'ombra dell'albero dava refrigerio, c'è anche Satana che cerca di far stare persone sotto l'ombra della morte, sotto l'ombra della maledizione, sotto l'ombra della malvagità, sotto l'ombra oscura per distruggere. E Davide sapeva che cos'era quell'ombra della morte. Lui ha attraversato più volte, lui era sempre in prima linea a combattere le battaglie per il Signore. Lui sapeva che cos'era la valle dell'ombra della morte, perché mentre lui pascolava il suo gregge, il leone e l'orso, lui si è avventato col coraggio che Dio gli ha dato e lo ha strangolato. Quando c'era il gigante, lui è andato ad affrontarlo, questo gigante alto 3 metri. Lui non ha avuto paura, non aveva paura anche dei propri figli che lo combattevano e gli volevano usurpare il suo posto lì dove Dio l'aveva messo e l'aveva scelto. Per gelosia, per invidia, succede ancora oggi. Non sono da Dio le gelosie e le invidie. Vengo da Satana! Liberati da queste ombre malefiche! Una volta per sempre saranno dei pesi, saranno un'irritazione dentro di te, peggio di Giona! Non vivi bene la tua vita spirituale e neanche la tua vita ogni giorno fisica. Ti ammali per che cosa? Perché non sei ubbidiente al Signore. Il Signore dice: se sei irritato, vieni qui, all'ombra delle mie ali. Alleluia. Adesso leggo proprio qualche cosa che ci riguarda.
proprio il Salmo, il Salmo 91, Amen. Verso 1, dice così, Salmo 91, verso 1, chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga, alberga all'ombra dell'Onnipotente. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Gesù disse, mentre saliva a Gerusalemme, 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 tu quante volte hai voluto raccoglierti, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le mie ali per proteggerti, alleluia, dal lupo, da Satana, dal mercenario, ma tu non hai voluto. Santo, quante volte io volevo, quando tu hai le paure, questo vuol dire che dimora il ritiro dell'Altissimo. Gesù è il nostro rifugio. Amen. E lui ha delle ali grandi che copre il mondo intero. Amen. Amen. Qualsiasi creatura del mondo, dovunque sia, che ti senti solo, spaventato, ferito, vai sotto l'ombra, ritirati sotto l'ombra delle sue ali. Amen. Come la gallina apre le sue ali e i pulcini spaventati vanno sotto e lui li copre. Una buona parte di voi segna
questi punti, ti serviranno per aiutare altri. E dice il libro dei Numeri 14:9: soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, dice Mosè, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno adesso è con noi. Perché prima c'era la presenza di Dio, ma loro si sono ritirati da Dio e allora non hanno più presenza di Dio, si sono indeboliti. Quando io vi dico che il peccato ti abbruttisce, ti fa diventare brutto dentro e brutto fuori, invece la parola di Dio ti fa diventare bello, bello dentro e bello anche fuori. Non c'è bisogno di mettere montagne di vernice addosso, o lampadari, o maschere. Toglietevi queste cose qui. Pulizia, mantieni la faccia che Dio ti ha dato, non la sporcare, perché la bellezza è dentro. Quando tu adori, quando tu preghi, quando tu ti nutrisci di questa parola, diventi forte e bello. La palestra è qui, la palestra spirituale. Soggioga, sei un titolo, una marionetta nelle mani di Satana, e tu non sai dire no perché sei debole senza Cristo. Ritirati all'ombra del Signore. Noi ne faremo un pastro, perché la presenza di Dio si è ritirata da queste persone ribelli. O non avete sentito lì qualcuno? Io sono uno che ve la rileggo pure mille volte la parola di Dio. Dice il Signore: soltanto non vi ribellate e non abbiate paura di questi popoli. La ribellione ti fa perdere la forza, ti fa perdere la bellezza spirituale. Altri punti, secondo Re 20:8-9. Allora, secondo Re 20 verso 8 e verso 9. Ora Ezechia aveva detto ad Isaia, profeta Isaia: a che segno riconoscerò io che l'Eterno mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa dell'Eterno? Verso 9. E Isaia gli aveva risposto: ecco lì, da parte dell'Eterno la parola, il segno dal quale riconoscerai che l'Eterno compirà la parola che aveva pronunciato. Vuoi tu che l'ombra si allunga per 10 gradini ovvero retrocede di 10 gradini? Ovviamente si parlava di ombra dei gradini. Lui chiedeva un segno perché Dio gli aveva parlato, ma voleva la certezza. Non voleva, Dio quando parla non lascia la mente confusa. È chiaro Dio quando parla. Dio ti ha parlato e ti ha grazie, ti ha detto. E se vuoi una conferma ulteriore, cosa vuoi, che l'ombra va indietro di 6 gradini o va avanti di 6 gradini? Cosa che non può avvenire così meccanicamente, c'è un processo negli altri, ma il potere di Dio faceva retrocedere al momento o avanzare di 6 gradini. Tu avrai la conferma, fratello e sorella, che stai chiedendo da anni o da giorni delle risposte di Dio. Dio ti dice: io sono con te tutti i giorni, io ti farò vedere il mio potere, io userò, come l'ha usato anche in altre volte, il sole che si è fermato. Lui ha il potere di darti segni, conferme. Certamente non aspettate che con alcuni
ci vuole che il Signore manda un angelo con un bastone e te lo dà in testa per dirti, ma quante volte te lo devo dire? Quando lo capisci, è già da tanto tempo che ti parlo. Non dobbiamo essere ottusi, dobbiamo essere aperti alla parola di Dio e avere la sensibilità. Ma se voi te le conferme, Dio te le dà. La conferma, tu puoi andare, Zechia. Vai, perché Dio parla, lui ha il potere anche sul sole, anche sull'ombra, di comandarlo al momento. Lui ti ha detto di andare, vai. Altro punto è il Salmo 39 verso 6. Salmo 39 verso 6. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per qualche vanità e gli ammassa senza sapere chi raccoglie dopo. Ve lo rileggo questo verso, perché deve far riflettere qualcuno oggi qui. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, s'affanna per qualche vanità di questa vita carnale. Egli ammassa, accumula, senza sapere di raccogliere. Il contadino della Bibbia, la parabola del contadino, che quando aveva ammassato il grano in abbondanza, cosa ha detto all'anima sua? Mangia, bevi e godi, tu hai molti beni per molti anni. Ma aveva fatto i conti senza osse, si dice qui, senza Dio. Il Signore quella notte lo visitò e gli disse: stolto, questa notte tu morirai. L'uomo va e viene con un'ombra. Oggi siamo qui, anche quando ci ascoltano, ma noi non siamo padroni del tempo e della vita, il padrone è Dio. Forse alcuni qui è l'ultimo messaggio che ascolterai. E allora io ti dico, preparati di incontrare il tuo Dio. Qui non ci metteremo radici nessuno. La nostra cittadinanza per i figli di Dio è nel cielo. Cerca di costruire cose spirituali, ammassare. Tanti dicono: nessuno sa, io ho qualche delle cose che nessuno sa. Tu pensi che non lo sa? Il Signore lo sa e lo sanno anche altri. O prima o poi si scoprirà che quante volte hai sentito appelli anche per le offerte e mai ti sei degnato a mettere la mano in tasca o andare a prendere quello che hai in banca e onorare il Signore. Io non chiedo per me, ma chiedo, benedite l'opera di Dio, perché se semini raccogli, se non semini non raccogli niente. Comincia da lì, l'amore per il Signore si vede da lì, non si vede dalle chiacchiere. L'amore è dare, anche dare il tuo tempo, dare il tuo denaro, dare la tua vita, consacrare la tua vita. Allora l'uomo è come un'ombra. C'è chi va, c'è chi viene alla luce, ma c'è chi va, e quelli che vanno devono assicurarsi che la loro vita è nelle mani del Signore, del nome dell'Onnipotente. Senza la presenza di Dio, senza Cristo, si va all'inferno. Il ricco contadino è un esempio, che voleva, desiderava che i suoi fratelli si convertivano, e mando dei fratelli miei che dicono ai miei fratelli di non vivere, diceva padre Abramo, ma è troppo tardi, è troppo tardi, e io mi impegnerò, farò qualcosa più avanti, vedo quello che devo fare, ma devo sistemare. Cosa vuoi sistemare tu? Senza il Signore non sistemi niente, li crei i problemi, altro che li sistemi. Metti la tua vita nelle mani del Signore, confidati di Lui, Lui opererà, Lui sistemerà i tuoi problemi, Lui è la chiave e la soluzione dei tuoi problemi. Tu ti affanni per cose materiali che hai
in un tempo di passaggio, sono per un momento e poi non sono più. Ancora qualche verso ciò da darvi. Il Salmo 121 verso 5, stiamo parlando all'ombra del Signore. Allora il Salmo 121 verso 5 dice: l'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, egli sta alla tua destra. L'Eterno è colui che ti protegge. Sapete che cosa significa la protezione di Dio? Non significa schiavitù. Voi vedete le mamme, i genitori, per i figli, cercano di proteggerli, di difenderli. Le vere mamme fanno questo. Anche se usano a volte il rigore, ma sono protettivi. Perché nessuna mamma, nessun genitore vuole un figlio ribelle, un figlio maleducato, un figlio che è un disonore alla famiglia. E neanche Dio li vuole figli così. Allora vi rileggo l'ultima volta questo verso qui, perché mi vale la pena. L'Eterno è colui che ti protegge, come un genitore che protegge la tua vita quando entri, quando esci, quando sei solo. Quante volte alcuni hanno detto: vado a prendere il pane e non sono più tornati. Una macchina l'ha travolti. Ogni giorno sentiamo storie. Abbiamo sentito anche due giorni fa una famiglia di marocchini, proprio qui vicino, Torino, prima di Torino. Questi fermi a casella dell'autostrada, e questo dir con dentro uno pieno di vino, ubriaco, ha creato tre incidenti, ha ammazzato papà e mamma di quella macchina, di figli grandi. Sono notizie che non vorremmo mai sentire. E quando stavano forse andando al suo paese, alla sua casa. E così come tante storie terribili, come quelle che abbiamo avuto ultimamente del terremoto, allora erano dentro, pensavano alla festa che c'era il giorno dopo, la matrigiana, c'è la pasta alla matrigiana, la pancetta con il guanciale, ma purtroppo non si sono più svegliati, sono rimasti sotto le macerie. È Dio che comanda, è Dio che protegge. Nessuno di voi può decidere. Tu non lo sai se stasera arrivi a casa, non lo sai se domani ti alzi. Metti le mani, la tua vita nelle mani di Dio. Ecco cosa dice il Signore a te stasera. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Quando ti senti scoraggiato, abbattuto, a volte si fanno mille telefonate per cercare aiuto a destra e a sinistra. E invece devi telefonare con un altro telefono. Questo. Signore, questa telefonata arriverà alla tua presenza. Più veloce del cellulare, più veloce di internet, ti arrivano anche alla tua presenza dove ci sono i tuoi angeli. Nel nome di Gesù, tu vedi le mie ferite, i miei scoraggiamenti, i miei attacchi. Nel nome di Gesù, questa è la telefonata che devi fare. E questa telefonata arriva alla presenza di Dio. E il Signore dice: un angelo, poi lì c'è uno nella mia chiesa, però che deve essere sollevato. E così, fratelli e sorelle, se tu sei innamorato di Gesù, lo capisci questo messaggio. Se no, non lo capisci, pensa in un'altra predica, un altro tormento. Stai peccando se disprezzi la parola di Dio. Rimani solo come un cane, rimani senza protezione di Dio, perché Dio ritira la sua ombra, la ritira come ha ritirato su questi ripeti.
Io vi sto dicendo cosa ti sento. Amen. Io non potevo dormire l'altra sera per dare questi messaggi. Hai santo tuo nome, e mia moglie a volte mi vede, mi alza, ma non è che io sono uno che soffro l'insonnia, no. E che quando lo Spirito mi chiama, io sono pronto, Signore, sono qui. Signore, grazie. Il sonno non mi vince, mi metto lì e dico, Signore, qual è la tua parola per domenica? Ecco, io sono l'ombra dei miei figli, della Chiesa Aurora di qua, che ci ascolta. E con tutto io sono l'ombra, io proteggo. Questa è stata la parola che mi ha fatto tremare, a me che me la predico, mi ha fatto piangere. Perché questa è la parola di Dio, io sono lui, un strumento che mi metto davanti a lui, e lui mi dice, questa è la parola, io ti do questo cibo, oggi va a distribuire. La gloria non è mia, non è il fatto che io so parlare o anni di esperienza, la gloria è di Cristo, è lui che mi dà questo, è il materiale suo che mi mette nel cuore, e io me lo do come lui me lo dà. C'ho tre punti dopo, ho finito, perché mi sono già emozionato. Luca 1,35 dice, Luca 1,35, continueremo a parlare all'ombra del Signore. E l'angelo rispose e le disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra. Perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio. Si trattava di Gesù. C'era tanta paura. Una ragazza vergine dire tu aspettare il bambino, c'era tutto un mormorio nella sua parentela, l'hanno messa in cattiva luce perché non ci credono, tanti incredono, lo storto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, non credevano, dicevano no, questa ragazza non è incinta per virtù dello Spirito Santo, ha avuto rapporti. E non ci credevano. Oggi ormai è diventata una Babilonia, oggi siamo peggio di Sodoma e Gomorra. E che Dio abbia pietà e misericordia, tu che mi ascolti, metti ordine, quei mali che c'hai addosso sono dovuti al peccato e alla tua ribellione. E allora il Signore ha mandato un angelo e gli ha detto, guarda, vai lì per favore, parla a questa mia figlia Maria, io l'ho scelta, ma dagli questa ulteriore conferma. E così l'angelo del Signore, mandato dal Signore, gli ha detto queste parole che sono forti. E l'angelo rispose dicendo, e le disse, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra. Perciò ancora il Santo che nascerà da te è il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Non temere. Se ti ingiuriano, se ti beccano i tuoi pareri, non temere. Gloria a Dio. La potenza di Dio è su di te. Dio ti ha scelto a te. Lascia stare le maldicenze. Lascia stare le malignità. Questi non vengono da Dio. Io ti assicuro, sono l'angelo che vengo dalla presenza di Dio. E ti dico, Maria, non temere. Perché quello che è su di te, dentro di te, è il potere. Vedete come Dio va in aiuto ai suoi figli nei momenti bui. Quello era un momento buio che tutti la diffamavano, ma il Signore ha detto non è. Andiamo a finire con due versi della parola di Dio, Atti 5:15 e poi leggiamo Isaia 4:6. Allora, Atti 5:15 dice così. Amen. Tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e sui giacigli, sui immagini, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno.
e alcuni vengono guariti. Allora c'è da fare una precisazione, perché ci sono tante credenze religiose, tanti idoli, tante persone che hanno visioni strane, mi è apparsa la Madonnina lì e ci fanno un luogo di idolatria per spendere soldi ai pensionati, ai vecchi, ai bambini, gente ignorante che va a portare la loro pensione, il loro mensile per andare in questi luoghi che sono idolatrie che Dio condanna. Allora qui dice che alcuni mettevano, mentre sulla strada dove doveva passare l'apostolo Pietro, mettevano alcuni ammalati, ma sono cose che nascono spontanee, non c'è un cliché, cioè non, Dio non ha dato questo ordine, neanche Gesù ha guarito sempre alla stessa maniera. Se voglio portarvi degli esempi per farvi capire questo punto, ai tempi di Eliseo, Naama e Siro, lui credeva che Eliseo andava sopra, gli metteva la mano, pregava, io ti guarisco dalla lepra. Invece neanche Eliseo, neanche Gesù, alza la sedia, digli che si va a buttare 7 volte nel Giordano. Lui si ribellava, ma dopo ha accettato e fu guarito. Così nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, Gesù, i leprosi, 10 leprosi che gridavano, Gesù ha imposto le mani su alcuni, alcuni ha detto andate a portarvi dai sacerdoti e furono guariti, ma ha guarito un cieco in un modo strano, ha sputato nel fango e voi immaginate la scena, poi ha preso e gli ha messi negli occhi e gli ha detto vatti a lavare, adesso ci vedi. Ma noi diciamo, ma Gesù perché usa questi modi strani? Lui usa i modi che lui vuole, alla sua maniera, non alla nostra maniera. Lui fa come lui vuole, non come noi pensiamo. I nostri pensieri non sono i suoi pensieri e le sue vie non sono le nostre vie, sono diverse. Dio guarisce. Allora chi ha detto a questa gente di mettere i malati su quella strada dove doveva passare Pietro? Era la fede spontanea. E hanno detto, noi crediamo, anche se Pietro non ottengo perché in visione, che solo la sua ombra è stata una roba suggerita, ma no, non è che poi se ne fa un cliché da usare sempre, no, fu quella volta. Alcuni ai tempi di Paolo prendevano gli asciugatori e li mettevano addosso, ma non era l'asciugamano, non era il fazzoletto, non era di Sio, è il potere di Dio, è la fede in Gesù, perché né l'ombra degli altri, né le piscine guariscono, né questi luoghi dell'altri guarisce il potere di Dio. Ho voluto specificare che non ci facciamo idolatrie, anche noi che veniamo da un mondo religioso dove hanno seminato idolatria e sempre idolatria, non ci attacchiamo a queste cose. Sono state cose spontanee. La donna del flusso di sangue ha detto dentro di sé, ho speso 12 anni, medicina, sono ammalata, mi sento fallita, non ho più soldi, non ho più energie, però provo con Gesù. Se io tocco il lembo della veste di Gesù, e sentite come parla, non forse sarò guarito, ci provo, senz'altro sarò guarito, senz'altro. Lui rimane la soluzione, lui è la speranza per te. E quando toccò e si afferrò con la fede a quella veste, allora uscì il potere di Dio e Gesù ha detto, chi mi ha toccato? Tutte avevano paura e poi viene lei tremante, Signore sei stato io, quasi per scusarsi, ma Gesù ha detto, grande la tua fede ti ha guarito. Mi sei aggrappato a me e trovi guarigione. L'ultimo punto, oggi finiamo qualche minuto prima, dice così Isaia 4:6, e vi sarà una tenda per fare ombra di giorno e proteggere
emerge dal caldo per servire di rifugio e asilo durante la tempesta e la pioggia. Isaia 4:6. Se qualche punto non vi è chiaro, poi venite alla fine, me lo dite che io lo vediamo assieme. Allora, Isaia 4:6 dice così: e vi sarà una tenda per fare ombra di giorno e proteggere dal caldo e per servire di rifugio questa tenda e come asilo durante la tempesta e la pioggia. Certo, mi fa venire in mente un fatto di cronaca che stiamo sentendo già da un bel po', questi asili che vengono portati i bambini, dovrebbero essere protetti, no, amati, e invece hanno messo le telecamere in questi asili e vedete queste mamme nervose che cominciano a picchiare dalle calce al bambino di 3 anni, vergognatevi, cambiate lavoro, sì, signore. Perché i bambini una mamma li porta lì perché abbiano una cura, una tenerezza, li fanno integrare con dolcezza perché non abbiano disagi quando vanno a scuola. Non vanno lì per ricevere il botto, i grilli. Se tu sei nervoso, se sei ammalato, se sei oppresso, vai a Gesù che ti libera e dopo farai quel lavoro con amore. Mi dispiace, qui in Italia non abbiamo, mi vergogno, asili evangelici, abbiamo solo asili cattolici, idolatri. Ma io pregherò il Signore che nascono asili cristiani. Evitare con le leggi strane che abbiamo. Ai cattolici dicono sì, agli evangelici no. Se c'è una burocrazia che ti fanno perdere, ti fanno cadere le braccia, ma Dio aprirà le porte. Perché tanti credenti potrebbero lavorare in questi asili cristiani e non dare soldi ai peccatori che ci vanno a peccare, ma sostengono l'opera di Dio. Questo è il mio concetto, ma noi pregheremo il Signore. Finisco. È sempre questo verso che commento di Isaia 4:6, dice: vi sarà una tenda per fare ombra di giorno, proteggere dal caldo, per servire di rifugio, per servire l'asilo, per servire quando c'è la tempesta e la pioggia che uno si va a rifugiare. Alleluia. Ovviamente parliamo di un popolo nobile che viveva nel deserto, sotto il caldo, sotto le tempeste di sabbia. E allora dice: farai la tenda, perché i miei figli devono essere protetti, non devono avere tempeste, piogge. E parliamo adesso di tempeste della vita, parliamo di attacchi di Satana, di demoni che attaccano le famiglie, le nazioni, e le nostre famiglie, e i nostri figli, e nostra moglie, e il nostro marito, e mette discordie, e mette contrasti, nel nome di Gesù, si rompono le catene, si rompono le Satana, entra nella tenda del Signore, entra sotto l'ombra, lì quando c'è la pioggia, la tempesta di Satana non ti toccherà, lì la tenda farà la protezione. Questo è il Signore. Vogliamo darci i piedi.